In realtà la gelosia è l'innesco di questa ossessione di Anna, nel senso che lei appunto, la questione nasce perché lei si rende conto che lui la sta tradendo con un certo numero di donne, diciamo, e in maniera. Ma sarà mica la prima volta, dai. Appunto, dico, siccome poi invece questa relazione che c'era tra loro due era una relazione impura, una relazione dentro la quale coesistevano anche altre cose, insomma, non è che lei improvvisamente si trova davanti a un amore che credeva adolescenziale, scopre adulto, diciamo così. Però questa cosa invece, questo tipo di confronto con questa donna la fa precipitare in questa ossessione, ma soprattutto questa ossessione si alimenta di se stessa e quello che le accade è che attraverso tutta una serie di cose che lei fa, la tiene viva lei stessa, perché è come se l'ossessione andasse a occupare lo spazio che prima era occupato dall'amore in qualche modo. E la cosa che mi premeva mettere a fuoco è esattamente questo spazio qui, questa cosa che accade quando un amore finisce, cioè questo tempo e questo spazio e questo sentimento che ci riguardano e che non ha neanche un nome, perché non è un disamore, diciamo così, è un accadere indistinto, complicato, paludoso, che è tra due persone che fino a un attimo prima si sono amate, desiderate, hanno condiviso cose, sono state complici e un attimo dopo diventano quasi nemici. Che cos'era quella cosa lì? Che cosa accade in quella cosa lì? Che è vero che l'innesco la gelosia, ma poi ha a che Va fare, oltre. è molto altro.